Amore, sono la mamma. Ho tanto freddo. Torna presto, ti voglio bene. Sono così triste. Dimmi cosa posso fare, fammi sapere dove sei. Veniamo a prenderti. Queste parole, che molti conoscono a memoria per la loro commovente intensità, appartengono a Maura Panarese, madre di Yara Gambirasio. La loro drammaticità è rimasta impressa nella segreteria telefonica del cellulare della giovane ginnasta di Brembate di sopra. Maura cercava disperatamente sua figlia da giorni, da quel maledetto pomeriggio del 26 novembre 2010, quando la piccola Yara, di appena 13 anni, era svanita nel nulla mentre tornava a casa dalla palestra. L'avevo mandata in palestra a portare uno stereo. Se le avessi detto di andarci un altro giorno, oggi sarebbe qui, confessò Maura quando ancora non si sapeva nulla della figlia. Purtroppo, la scomparsa di Yara si concluse nel modo più tragico possibile. Il 26 febbraio 2011, il suo corpo venne ritrovato in un terreno a Chignolo d'Isola, a una decina di chilometri da Brembate di sopra. Ascolta, sembra che abbiano trovato un corpicino, ma è irriconoscibile, sussurrò Maura a suo padre, appena appresa la drammatica notizia del ritrovamento di alcuni resti da parte di un appassionato di aeroplani. Le sue parole, cariche di angoscia, raccontano il dramma di una famiglia che, a distanza di 14 anni, non trova ancora pace. Ogni volta che se ne parla, per Maura e Sergio Gambirasio, si riapre una ferita che continua a sanguinare. Le strazianti parole di Maura e i suoi disperati appelli alla figlia scomparsa sono stati diffusi nella docu-serie disponibile su Netflix, intitolata Il caso Yara oltre ogni ragionevole dubbio, che ha suscitato molto dibattito per l'approccio innocentista adottato dagli autori. Recentemente, i genitori di Yara, insieme ai loro legali Andrea Pezzotta ed Enrico Pelillo, hanno deciso di denunciare gli autori e la produzione del programma per aver diffuso gli audio citati e altre conversazioni private. L'esposto sarà presentato al Garante per la Privacy, l'autorità amministrativa indipendente istituita in Italia nel 1996, con l'obiettivo di garantire la tutela dei diritti, delle libertà e il rispetto della dignità nel trattamento dei dati personali. È probabile che lo stesso esposto venga presentato anche in procura, dove si potrebbe decidere di aprire un'indagine per violazione della privacy. L'avvocato Andrea Pezzotta commenta: «Sinceramente non so cosa potrà accadere, ma dopo averne discusso, possiamo affermare che gli estremi per l'esposto ci sono e come. È avvenuta un'incursione nella vita di questi due genitori, già angosciati per la scomparsa della loro figlia, poi distrutti dal dolore per la perdita, e oggi ancora in sofferenza. Tutto ciò è avvenuto senza una reale necessità, se non per spettacolarizzare la loro tragedia, e senza alcuna autorizzazione». Nelle prime puntate della docuserie, i riflettori sono puntati sull'angoscia della famiglia per la scomparsa di Yara. Mamma e papà sono stati intercettati a loro insaputa, il che spiega l'esistenza di registrazioni che avrebbero dovuto rimanere nel privato. Nelle puntate successive, lo spettatore si confronta con un altro dramma, quello dell'assassino di Yara, Massimo Bossetti. Anche la voce di Marita Comi, sua moglie, in preda all'angoscia per la necessità di lasciare la casa coniugale dopo l'arresto del marito, colpisce profondamente il pubblico. In questo caso, però, la difesa aveva autorizzato l'uso delle registrazioni. Ma c'è di più. Durante un'intervista in carcere, Bossetti afferma: «Quello che mi ha stupito, fin dalla prima udienza, è non aver visto in aula i genitori di Yara, i signori Gambirasio. Se fosse scomparsa una delle mie figlie, non avrei mai disertato un'udienza». Questo attacco frontale e ingiustificato ai genitori della bambina proviene da chi è stato condannato per omicidio in tutti i gradi di giudizio. Inoltre, quanto dichiarato dal muratore non corrisponde al vero. I Gambirasio erano presenti in aula quando i giudici del Tribunale di Bergamo li hanno chiamati a ricostruire la vita della loro famiglia e della loro bambina. Durante le prime due udienze del processo di primo grado, entrambi hanno testimoniato, esprimendo il loro amore per la figlia e rivivendo la maledetta giornata del 26 novembre 2010. Il papà, in quell'occasione, disse: «Era così solare,
aveva un sorriso contagioso. Era la mascotte della nostra famiglia, il collante di tutti noi, il sale della nostra vita. Parole profonde che, a distanza di 14 anni, fanno ancora male. I genitori di Yara hanno sempre riposto fiducia nella giustizia, senza mai dubitare del lavoro svolto dagli inquirenti. Anche per loro, l'assassino della figlia deve rimanere in carcere per sempre.